Ciao ragazzi, c'è il Crack 52, siamo qui per conoscere Yakuza 3. Allora, voglio sapere che cacchio succede qua. Che questo tizio dica. Ragazzi, è caldissimo, è il 23 di... Il 23 di ottobre, caldissimo. Cosa credi di fare? Non provare a fermarmi. Non ho altra scelta. No, fermo. Qual è la tua... La ragione non ne vale la pena. Adesso dimmi, qual è il problema? Oh, grazie per averlo chiesto. La verità è che... C'ho i debiti grandi. Ma tutti che prendono i prestiti degli strozzini, quelli sospetti. Ok, ho pagato più quanto che posso, ma non ho abbastanza per tenere gli interessi. Devo letteralmente. Ah, ho appena firmato un'assicurazione sulla vita. No, non si fa. Sai che non funziona, non funzionerà, vero? Cosa intendi? Kiryu, perché lo sai? Perché sai questa cosa? Quindi sono senza... Non ho valore né morto né da vivo. Beh, adesso cosa? Ci sono dei soldi? Ok, non avrei preso i prestiti in primo luogo. Ma se non li pago, gli strozzini mi accoppano. Ma questo non... Cioè, no, devi lavorare, non me ne frega un tubo. Cioè, la bancarotta, il debito non va via dalla bancarotta, secondo me. No, lavoro, devi lavorare. Continua a lavorare. Non ti accopperanno finché li paghi. Comunque, la polizia deve essere... Ok. Li stanno tracciando. Quindi non possono farti niente. In quel caso credo che non potrà fare male provare. Ma perché sai così tante cose? Sì, degli strozzini. veramente? Io sono Kishimoto comunque. Piacere di conoscerla, signor Kiryu. Kiryu-san. In quel caso Kiryu-san, ecco. Provo a avere questo. Un Samurai Royale. Ok, meglio grindare malissimo. Va bene. Ma come si chiama sta questa? Perché il problema, quella cosa che mi turba è che non c'è neanche questa iniziale, non c'è il cazzo proprio. C'è il corso di locker. Cos'è tentazione? No, cos'è? A walking the plank. Mamma mia. Ma sono solo 6. Secondo me, sapete cosa? Vanno per capitolo o per quando li sblocchiamo. Perché adesso ce ne sono 6 disponibili. Ma secondo me no. Ma come funziona? Qua ce ne sono più di 6, scusa. Vabbè, facciamo quella del coin locker. Voglio scoprire il coin locker maledetto. Allora, qua sopra c'è la signora. Secondo me c'è la signora del coin locker maledetto, questa qua. Era da qualche parte qua. Ga! Che schifo. Cosa c'è? Ho perso una chiave da qualche parte. Non l'hai vista, vero? Una chiave? Non posso dire di averla vista. Merda. Io vivo al terzo piano qua. So che lo... E so di averla avuta quando sono uscita. Quindi se l'ho droppata deve essere da qualche parte. Qui. Ok, forse. O forse quando stavo guardando quella finestra. Ok, posso guardare. Aspetta. Ok, è un mini tutorial. Puoi trovare la chiave? È un mini tutorial, aspetta, basta fare così. Lì. Ehi, cos'è quello? Quella potrebbe essere la chiave che quella donna stava parlando. Dovrei dirglielo. No, non diciamo, vediamo qui. Dove ho droppato quella stupida chiave? Non posso tornare a casa senza. Ehi, stavi cercando la chiave, giusto? Sì. L'hai trovata? Forse. C'è qualcosa da... In cima a quella... hallway. Nel terzo piano. Nel terzo piano? Ah, potrebbe essere. Andrò a controllare. Potresti aspettare qua un attimo. Ok. Ok, ecco lì, era lì. Che brutto stupido posto. Ok, deve essere caduta quando... Come hai fatto a far cadere una chiave mentre guardavi la finestra? Devi fare tutto così. Cioè, deve fare così con la chiave. E gli è caduta. Grazie mille. Non so se potresti chiamarlo un premio, ma ecco. No, il 33. Una locker key.
Mi serve il 44, non 33. Ah, sì. Se guardi abbastanza, sì, sì. Questo qua si va a cercare. Ok. L'ho trovata prima e l'ho aperto il locker, ma non mi serviva quello centro. Ok. Questa cosa è sospetta. Questa suona veramente illegale. Sì, questa ha aperto l'armadietto, ha guardato, no, non mi serve, l'ha richiuso. Ok, vabbè, controlliamo un attimo. Guarda che rimangono aperti su Kiwami 1 e 2. Non era... Aspetta un attimo, c'è qualcosa lì sopra. Su Kiwami 1 e 2 non era così. Non rimanevano aperti. Vedi. Incredibile. Un attimo, cosa c'è qua dentro? Hyper Stun Gun. Questa è buona. Come peace, scusami. Voglio le spiegazioni. Ah, ok. È per i giochi del cavolo là. Ma siccome vado a cercare il 44, così giusto per vedere. Un Torino Plus. Vabbè, mettiamo via. Ho comprato 3 katane comunque, giusto così. Ok. Ho comprato 3 katane giusto così per essere tranquilli. Se abbiamo problemi con i boss. Ma basta sta cosa. Ma che cazzo serve? Via. Ah, devo andare di notte a fare il locker. Che palle, non posso farlo allora. Devo andare di notte a sentire i suoni malefici dell'armadietro. Allora facciamo questa. Ah, che palle, va bene. Ti faccio vedere che miniamo un po', dai. Giusto così. Giusto così per fare. Dopo 6 ore è partita la musica. Aia. Aspetta, Madonna, ha laggato tantissimo. Abbiamo fatto fuori tutti i 3 stronzi. Sono laggato proprio disumanamente. Grazie alla potenza disumana di Kirio. Aspetta, quello io ho qualcosa in mano. Dammi qua. Dai, spacco bottiglia. Bottiglia spaccata, dai. Te. Ma bastardo. Là. No, aia. Dai. Ma questa mossa è nuova. Aspetta, siamo così di nuovo. Che? Prendiamo un cartellino qua. Mi dispiace signori, tanto non mi serve il palese il cartello. Ma c'è anche il cartello senza suono palese. Te, i contenuti del cartello, questa è mica carina. Te, dai che palle. Ma non è vero. Ma va bene. Che? Una gomitata nelle gengive proprio. Qui è moltissimo. Rovinato proprio. Ma guarda quanto sangue, mamma mia. Ah, vabbè. Quanto sangue, è un disastro ogni volta, vabbè. Perché si paga sempre il segnalino? Guarda lì, ci sta il punto di mano gigante. Questo qua ha qualche problema. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei dire? Devo parlare in qualche maniera. Ehi, potresti muoverti? Sei in mezzo alle palle. Ah no. Mi scuso. Stai bene? Per favore. Ma perché uno a caso? Dimmi come sei un uomo. Cosa stai dicendo? So che è una cosa strana da chiedere a un estraneo. Un gioco di parole non voluto. Ma non so cosa fare. Senti, calmati un attimo. Cosa c'è che ti spaventa così tanto? Va bene, sentiamo. Sembra importantissimo. Ok, cosa c'è? Quindi c'è questa ragazza che lavora al Burger Joint. Nel momento che l'ho vista ero... Amore, prima vista era fantastico. Ma non sai manco come si chiama. Non mai mi è piaciuto così una persona così prima. E quando ho chiesto ai miei amici a scuola di aiutarmi mi hanno riso dietro. Ok, sono arrivato davanti al negozio, ma non potevo entrare, non riuscivo a entrare, per questo no. Quindi è il tuo problema. Non so se sarò molto aiuto. Cosa faresti nei miei panni? Glielo dici e basta oppure vediamo. Oh no! No, devo andare a vedere. Mi turba, devo andare a vedere. Che cosa stupida, vediamo un po' cosa succede. Cosa ho letto allora, vediamo un po' che cacchio succede. Scrivi una lettera, magari ti caghi addosso, vediamo. Perché non provare a scrivere una lettera, visto che si caga addosso? Se hai problemi a parlare in persona, potresti dargliela. È una grande idea. Gliel'ho già scritta, anche. Ce l'ho anch'io, perché vado a dargliela. Ma sei un cretino sei! Beh, certamente che ho avuto preparato. Ma sei un idiota! Perché non gliel'hai data prima? Depresso? Ce l'hai data o no? No. Ho comprato un hamburger.
Cosa è successo alla lettera? Non potevo trovare il coraggio di dargliela. Sono così patetico. Cosa devo fare adesso? Qui è peggio di quanto pensassi. In questo caso come... Vediamo. Diglielo e basta. Diglielo. Diglielo. Hai ragione. Dovrei... sì. Dai, andiamo. Dai, uomo, non è così difficile. Vai, ragazzo. Ma non sa manco niente lui come funziona le relazioni. Beh, cosa ha detto? Tu sei un idiota. Sei senza speranze. Cosa è successo? Ok, no, non è... sì, vabbè. E veramente ti serve aiuto, in questo caso. Vediamo. Mandare un messaggio, dai, non può essere così tanto difficile. Perché non le mandi un messaggio? Non sono... No, sono un grande fan di fare le cose via messaggi, però se non puoi dirglielo di persona. Ah, buona idea. Aspetta, dimmi che non hai il telefono. Se non hai il telefono ti tiro un tiger drop anche se non ce l'ho. Cosa c'è? Non ho il telefono, non ho il suo numero, sei un idiota. Mamma mia. Invitela a un film, magari, non so, magari... Magari non è proprio un appuntamento. C'è un appuntamento però. Ma non andare a vedere come il romcom. Ma è un cinema romcom? Esiste? Ma ragazzi, perché sono così basso? Mamma mia. Ogni volta. Ho qualche impressione che questo invito non riuscirà a uscire dalla sua bocca. Mamma mia, ogni volta questo. Com'è andata? Ma basta! Ma basta! Quanti panini hai comprato? Fortemente. Gli hai chiesto il film? Sei sicuro che sei serio di questa cosa? Della tipa? Come andiamo? Chiedi da fuori. Tutto il contrario. Mamma, al massimo ti dici una cosa? Ma non posso farlo. Smetti di frignare. Certo che lo puoi fare. Vedi, non lo picchia malissimo. Ok. Vedi, t'acco poi. Se non funziona, è senza fortuna proprio. Com'è andata? Io questo lo accoppo. Guarda, c'è un segnale lì. Il chilo è già pronto. Là con le mani così. Non capisco perché. Come fai a mangiare così tanto? Quindi faccio io qualcosa, vediamo. Glielo vado a dire io come. Va bene. Vado dentro al negozio e le chiedo io. Aspetta, cosa? Senti, tu non vai da nessuna parte così. E parlo io. A lei per te. Entra. Aspetta, ma. Entra e seguimi. Chi è così? Che due coglioni, dai. Questo com'è? Ma magari dice di no. Se dice di no, rido un sacco. Che negata hamburger. No, dai. No, questo è troppo. Questo è troppo straightforward. Questo qua, dai. Sulla sesta, ma. Potrei leggere questa. Che cosa cringissima. Che cosa cringissima. Questa è la cosa peggiore che potrebbe succedere con una persona. Oh, va bene. Leggila. Senza mani, grande maga. Ah, no, cioè. Beh. Ok, ho capito. Quindi? No! No, va dietro a Kiryu! Deve essere onesta! Questi... Ragazzi, non riesco a leggere. Il tipo onesto, maturo e dipendente mi piace di più, ma... Hai comprato così tanti panini. È veramente sincero di questa lettera. Credo che... Non mi andare un fuori una volta con te, ma va bene. Veramente? Buon per te. Sono contento che ha funzionato. Kiryu fa tutto. Fa tutto quanto. C'ho un po' di ore da fare del mio turno. Ti manderò un messaggio. Ok. Grazie mille. Ma grazie cosa? Sei un idiota. Kiryu, metti lì la testa nel microonde. Per favore, se c'è un microonde qua. Vieni dietro. Ovviamente la maniera dentro. Dai, vieni dietro, ma lui muoviti. Continua, così ci metto di più. Congratulazioni, d'ora in poi
Arrangiati. Grazie mille. Farò il mio meglio. Metto 2000 ex per sta cagata. Ma ragazzi, ma perché? Ma che, come si chiamava sta sottostoria po'? Fast food to the art. Ma questa gente non ha spina dorsale, letteralmente. Quante sotto questo, ragazzi? Quante cazzo ne sono? Siamo già a 18 minuti, facciamo l'ultima. Così giusto, perché i video di sotto questo non devono durare 50 anni, sennò. Oh, che cacchio. Ma Dio mio, io ho visto un tizio con dei gilati giganti. Perché mi rompi le palle? Se no dopo non facciamo manco il post game dopo. Dai uomo, la vuoi smettere o no? Dai, scemo. Scemo. Te. Aia. Porca troia. Ma no, questo qua col coltello è quello più problematico. Dobbiamo far fuori questo prima. Là. Te. Te. Non è ancora morto, che palle. Là. Ok. Facciamo così. Dai uomo con l'it viola, vieni qui. Alzati, imbecille. Dai. Non fa danno sta cosa. Impossibile. Dai. Oh. Quanti giri ha fatto? Ha fatto 57 giri su se stesso. È un problema. Ragazzi, fa, in un modo o nell'altro fa sempre ridere. Cosa mi, 10.000 yen, grazie. Mi ha dato 3 euro. Mamma mia. La grandezza di quel gelato ha fatto incriccare tutto. Ah, ecco, ecco. Vai, tu, uomo con i gelati. Mi scusi, per favore, venga qui un minuto. Stai parlando con me? Sì, tu, per favore, devo, mi serve il tuo aiuto. Cosa, qual è il problema? Ok, volevo comprare la mia famiglia del gelato, ma... E quindi ne ho comprati da quel shop là. Ma... Ma qua... Ma... quindi? So, dovrei chiedere un completo straniero, ma... È strano. Vuoi aiutarmi a portarli? Ti giuro. Va bene, dai. Guarda quanta gente lì dietro. Ovvio che il gioco si clicca. Sembra che tu serve d'aiuto. Va bene, Tamante, tutto da una mano. Va bene, grazie mille. Sei più gentile di quanto sembri. La gente che... Ma che cazzo, ragazzi, cosa sta succedendo? Ah, giusto. Portali dalla strada vicino al negozio là. 1200, per favore, stai attento. Ok. Oh no, c'è del minigame da fare. C'è il minigame da fare. Oh, merda, aspetta, dove devo andare? Dove ho incontrato Ricky? Aspetta, allora è di qua. Non dimmi che devo camminare, ragazzi, devo camminare tutto qua, oddio. Guarda quanta gente cazzo si spawna, perché? Guarda sto vecchio, guarda, adesso mi incazzo un sacco, divento un demonio. Ok, papà, cosa ci hai preso? Tada. Ok. Wow, sei il migliore, papà. Vabbè. E chi è questo gentiluomo? È stato troppo gelato per me da portare. E questo gentiluomo me l'ha portato. Gliel'ho chiesto, mi ha aiutato. Grazie. Non dire niente. Sì, grazie molte. Questo bambino è strano. Questo cos'è? Ha una testa quadrata, sembra un Lego. È palesemente un Lego. Cioè, magari posso ripagarvi per la sua gentilezza. Ah, ecco. Perché non prendi questo collo per te? Sei sicura? Sì, va bene. Ok. Giusto? Assolutamente. Va bene. Hai visto? Va bene, grazie. Se mi ricarica la vita, va bene. Ah, ma è proprio un... È un fottutissimo coso. È un medikit. Ma ragazzi, ho tagliato un medikit. Ok, sembra che stiano divertendo la loro vacanza. Sono contento di avergli dato una mano. Questo mi ha dato 3000. Ma comunque il segreto era camminare in mezzo alla strada. Però che lui sono stato venuto preso sotto in maniera... Venuto preso sotto non ha senso. No, non lo uso. Questo qua sarà perfetto per la boss finale. Allora ragazzi, direi che per questo video di Yakuza 3 abbiamo concluso. 24 minuti va bene, anche se... Vabbè, ci sta per il video di sotto questo. Se vi è piaciuto, mi piace, commentate, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video.